po' di roba da Te Zenis. È una buona occasione per lo shopping questa? Sì, sì, direi proprio di sì. Ci vorrà proprio più spesso, secondo me, Un piano di folla per l'iniziativa ideata da Confcommercio Shopping Sotto le Stelle, che ha invaso le vie del centro, complici sicuramente l'avvio dei saldi estivi di fine stagione e la chiusura completa dell'asti via Roma via Crispi. Beh, stasera shopping sotto le stelle, fiera dell'antiquario, inizio dei saldi, direi che è proprio un ensemble di avvenimenti importanti per far godere a tutti i cittadini il suo centro storico e speriamo che anche le casse dei negozi siano contente. Le previsioni generali, si sa, sono in netto miglioramento, sembra di 1,1%, speriamo che le previsioni siano consone ai risultati finali. È un evento spot, speriamo che di riuscire a organizzarlo più spesso. Tra l'altro stasera per la prima volta, venerdì prossimo, sarà chiusa anche tutta la parte oltre che di via Crispi, anche oltre che di via Roma, anche di via Crispi, quindi nel tratto che va da via Margheritone a via Guadagnoli, per agevolare anche le attività che sono in quel tratto di strada che sennò sarebbero un po' penalizzate. Vista la situazione economica, tutto quello che può aiutare i commercianti è sicuramente positivo. Pensavamo proprio stasera che potrebbe essere interessante in qualche prossima edizione pensare anche a mantenere la fiera aperta di notte, che sarebbe sicuramente una cosa molto carina. In tantissimi hanno scelto di trascorrere il sabato sera tra i negozi del centro, illuminati per una notte di festa, gli spettacoli per le strade diventate per l'occasione isole pedonali e le cene sotto le stelle. Grandi, piccini, noi siamo tre generazioni, è un'ottima occasione. Abbiamo comprato costumi da bagno, comunque intimo, comunque cose da donne, tutte cose da donne. Le scarpe. Servono queste occasioni per l'economia del nostro territorio? Penso di sì, sì, sicuramente.